Buon ciao, benvenuti a tutti dal vostro amichevole Nonno della Rete in questa nuova puntata del format L'Arena del Nonno, dove vado a provare dei deck fatti da me. La maggior parte, il 99%. Ogni tanto provo deck degli altri o se volete mandatemi i vostri deck o opzioni su come montare un deck, qualche carta che volete che vi monto. Che vi creo un deck appositamente, tutto nei commenti e vediamo di lavorarci sopra. Post ban, molto molto interessante la ban. Finalmente Lizeth ha preso una bella mazzata e gli aggro si sono un po' calmati. In tutto questo io rispolvero, rispolvero, sì, aspettando Kamigawa, ho un bel macina, a grandissima richiesta il deck macina Izzet. E andiamolo a vedere, andiamolo a vedere e ne parliamo da più vicino. Eccolo qua. Allora, usiamo queste 16 carte per macinare l'avversario. Vabbè, granchio delle rovine, finché ci sarà, macinerà sempre. Un mana 0-3, terraferma, quando entra una terra in gioco, ogni avversario macina 3. 4, cacofonia dissennante. A 2 mana, potenziamento 4, ogni avversario macina 8, se potenziata macina la metà del grimorio. E poi una bomba risata incontenibile di Tasha, 2 mana blu, un incolore, stregoneria, ogni avversario esilia carte dalla cima del proprio grimorio, finché non è esiliato, carte con valore di mana totale pari o superiore a 20. Le terre sono 0, è già un inizio. Poi, una delle tattiche è quella di duplicare queste poche carte per macinare, soprattutto l'oro. Quindi montiamo un impatto duplice che ha due mana rossi, copia magia che costa 4 meno e in più a predire, un mana rosso, se no iterazione galvanica. Due mana, la prossima magia la copiamo, istantanea stregoneria, a 3 mana flashback. Abbastanza forti, poi la possiamo scartare e giocare più in là per con flashback. E copiare due volte queste, soprattutto contro i mazzi aggro, fa veramente tanto tanto male e comunque rallenta il nostro opponent. 4 considerare per pescare, guardiamo la prima carta del nostro grimorio, la possiamo mettere in cimitero, pesco la carta. Ha un mana instant, è fortissimo, tanto che costa circa 1 euro. Sul market e ci fa scavare fino a trovare le carte che ci servono per chiudere. È un mazzo agro combo alla fine, molto molto combo, perciò deve cercare di portare tutto a chiudere più veloce, non è più veloce, però nel modo migliore, anche a un punto vita. Vabbè, il peschino più forte, un'altra bomba da 5-6 euro. Un mana blu, mana rosso, iterazione espressiva, stregoneria. Guardiamo le prime tre carte del nostro grimorio. Una in mano, una in fondo e una in esilio. Possiamo giocare una carta esiliata in questo turno. Ci fa giocare terra, ci fa guardare tre, fortissimo. E in più utilizzo una nuova carta, idea ispirata. Un mana blu, due incolore, stregoneria, pesca 3. Il tuo limite massimo di carte viene ridotto di 3 per il resto della partita, quindi massimo 4 carte in mano. Che succede poi? Che possiamo pagare 5 per pescare 3 e basta. Visto che noi siamo un mazzo veloce e poi spesso possiamo pescare e scartare andando in svantaggio carte, può essere un bel peschino in due copie, forte. 4 speranze svanite per imbalzare creatura e in più se il valore era pari o inferiore a 3 di mana, profetizziamo 1, 3 pile catartiche, 2 mana, 3 danni a creatura o planeswalker, o scartiamo fino a 2 e peschiamo altrettante carte, o il comando di Prismari, a un mana blu, mana rosso, uno incolore, scegliamo 2, 2 danni a un qualsiasi bersaglio, un giocatore bersaglio pesca 2, poi scarta 2, lo possiamo fare anche all'opponent, questa no, ok, questa invece sì, quindi se gli mancano due carte, vinciamo. Una carta, vinciamo. Poi un giocatore bersaglio crea tesoro o distruggiamo artefatto, essica, cose strane.
Ho poi le terre magie, due insidie e due sabotaggi, cinque isole, tre montagne, 10 doppie e due campi da rovina. 20 lande, più 2, più 4, 24, vabbè, curva di mano, massimo 3, da 20, 31 carte da 1 a 2 mano. Mettiamole in ordine, giusto per farvi capire un attimo la tipologia del deck. E possiamo partire. Andiamo a millare l'avversario. Gioca. Vabbè, poi ecco, vediamo. Che mo è finito la stagione e si è passato a oro. Vero? Sì. Quindi vediamo che mazzi possiamo acchiappare. Vabbè, teniamo. Teniamo terra tappata, il granchio lo facciamo il turno dopo, tanto montagna. Non cambia quasi niente, anzi, siamo sicuri di macinare 3 contro un bianco e nero. Terra tappata. Se peschiamo isola, meglio ancora. Se pescassimo isola, meglio ancora. Invece no, invece no. Sì. Ci proviamo lo stesso. E vai. Oh, doppia Edgar. Edgar. Non siamo messi male. Abbiamo levato due carte da quattro mano. Continua a picchiare il nostro opponente. Ok. E fa pungiglione. Quarto pungiglione. Pesca 2. Vabbè, io faccio campo della rovina, gli distruggo la grotta. E mi cerco isola. Questo è, diciamo, al 99% la mia mossa. Così sia converto lei sia faccio doppio. Mamma mia. Per forza. Troppo tentato. Vediamo che succede. Quattro mana, no, boh, deve avere quella nuova nera, ok, no. Proviamo. Tanto per mana rosso, non potevo bleffare più di tanto. Non ci abbiamo si danni. E ok, mi piace. Mi piace. Sempre mana blu. Vai. Ok. Sempre mana blu. No, non andrei a sprecare iterazione per guardare tre, no. Io me la giocherei calma. La giocherei proprio che potrebbe fare il nostro avversario. Oltre che levarci i granchi, noi ormai abbiamo fatto il mana per poter arrivare a 5 mana per fare
Il granchio è una cosa ovviamente in più, ma utile. Quindi io devo arrivare a 5 mana per fare doppia iterazione, cioè iterazione esiliare. 25 carte. Me lo potrei anche rimbalzare, male che va. Lì che cosa mi fa adesso il massacro? Meno X, meno X. Sì. Oh no. Ok, guadagno anche un prezioso punto vita, bello. Ora la faccio l'iterazione. Andiamoci a cercare qualcosa di bello. E pure una buona terra. Quando sei andato a 21. Sei a 13. A me. Sto tanto, tanto avanti. Secondo me l'ho rischiato, tanto potevo fare doppia iterazione su iterazione. Oh, va bene. Tanto io non voglio cercare più terra. Voglio cercare magie. Vorrei cercare magie, niente magie. Ok. Questa volta pio rosso il mana. E quando sei arrivato a 5? E passerei a 5 si passa. Posso picchiare anche un ragno, non credo che va a pescare. Con Sorin sì. 4 carte. Terra e comando. Come ho detto, lo finiamo a comando i prismari. Ok. Ciao ragnatto, senza effetto, niente effetti. Oh, grande, così ti voglio. Spabam. Vai. Terra e cimitero. No. Tu peschi e io creo il tesoro. Scambio, ecco. Oh. Altro modo per vincere. Grandissimi, due granchietti, GG. Ah, non esplode. Ok. Comunque no, boh. Dovrei scartare. Vabbè. Questo è andato. Due granchietti, diciamo, è stato un lusso che ci siamo permessi. Sia di giocare i granchi, sia di vincere col comando di prismari. Vai. Bello, me lo sono salvato, poi ho trovato il 2. Oh, cambi la rovina, tanta roba. Ho rischiato lì, però. Poi 12 carte, GG. Sì.
È un po' per tutti, multitasking. Peschiamo e andiamo avanti, quello facciamo. E andiamo a cercare modi per finire il deck all'avversario, prima che lo finiamo noi. Oh, va bene. Sì. Ok, vai granchietto. Mazinga. Che sei? Reanimator fortissimo, sei Reanimator. Disputa mortale. Aia. Ok, lei in mano. Lei può mettere in gioco. Vai. Vai! Impatto duplice, forse non potrebbe sapere. Scarta anche da mano. Ok. Altro tesoro. Un'altra iterazione. One, two, e tre. Falle entrare. Perfetto. Mamma mia. Oh, nessun attaccante. E potremmo anche passare. Al turno dopo. Lo facciamo. Eh sì. Ah, pesca proprio. Mamma mia. Eh sì. Speravo che la facevi fare, ormai eravamo arrivati. Invece. Nada. 2-0 proprio. Veloxel. E dai. Terza partita. Vediamo se acchiappo un agrino. Per vedere un po' che cosa fa. Spari li abbiamo. Distruggi artefatti li abbiamo. Remover di massa no. Però un po' di danni li ammortizziamo. Che amma fa? Mamma mia. Ci vorrebbe un pesca scarta. Un po' meglio. Un pochino. Un pochino meglio. Che belle carte. Che figo. Le voglio pure io. Non so che sono, ma le voglio pure io. Mamma mia, stupende. Anche queste, però. Ok. Ho un mazzo brutto, lo so. Allora sono un mazzo brutto. Qua ci vorrebbe un bel pesca 3. Anche un bel granchio. Anche un bel granchio. Ci potrebbe piacere. Oh, che cattivo.
Sì, Manonero e Bianconero ormai stanno spopolando. Oh, mamma mia, tanta roba, l'iterazione espressiva, Eh sì, ci può salvare la vita. Va bene, piano piano il nostro lo stiamo facendo. Sorin l'infelice. Oh, lo potevano autorizzare. Ha pescato. No, vabbè. Ok. Sto 16. Giochiamocela un po' alla cazzo di canna. Ok. E non attacchiamo. Perché dovremmo mai attaccare? Va bene. E non fai nada. Stai a 18 carte. E stai pescando. Non stai pescando. Siamo a 12. 18. Va bene. Vediamo che succede. Risolvi tutto. Tanto a mano siamo a posto. Ok, fai delle pedine. Ho un gioco del pezzo di pesca di carte.
danni. Facendo più due danni a Zorin. Mamma mia. Ah. Va bene. Ok. Forte anche lei. Tante carte per pescare. Sta 17 però. E vado 7. Il mio turno. Granchietto. Iterazione. Iterazione in mano. Speranza giù. Considerare. No. Non ho trovato niente. Quale carte? 32. Questa la sto rischiando di perdere. Vediamo quante magie ho. Ok. Dieci carte. 32. Ne ho trovato solo una. Che cosa hai fatto? Scrutti. Fallo su di me. Aiuto. No. No. Il sogno. No. Sì! Una, mamma mia, potente l'ho copiato. Vediamo che succede.
Bellissimo, vai. Grazie mille, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto questo deck. Ne porterò altri. Datemi supporto, iscrivetevi al canale, fatemi sapere con i commenti. Grazie mille a tutti per la visione. Al prossimo video. È sempre bella, voglio.